Ciao a tutti, ben ritornato nella nostra cucina. Oggi facciamo una cosa che di solito lo prendo, oddio, diciamo la verità, io non lo prendo, prende sempre Ale, sempre che andiamo dal cinese lui se lo prende questo, perché gli piace tantissimo. Di che cosa sto parlando? Del pollo piccante con l'arachidi, che nel cinese c'è scritto con le nocciole. Però nocciole e arachide per loro è la stessa cosa. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Allora, gli ingredienti: il petto di pollo, cipolla, peperoni, peperoncino, l'arachidi, che per chi non lo sa, meno qua in Italia, nel cinese queste le mandorle. Quando chiedo un pollo e le mandorle, viene l'arachidi, sempre. Viene dell'arachidi, sale e olio. Andiamo alla preparazione. Allora, come inizio sempre le mie ricette, mettiamo un goccio d'olio, veramente poco, perché non serve più di tanto. Poi mettiamo il pollo, alziamo un po' il fuoco. Io ho fatto a pezzi molto grossolano, come potete vedere. Potete fare anche a dadino, poi strisciolina. Io ho fatto così grande perché di solito dove mangiamo noi li fai sempre così. Questa è una ricetta molto veloce perché non ci va praticamente nessun ingrediente, vuol dire di particolare, a parte quelli che avete visto. Questo deve dare una saltata, più che altro si deve fare una cottura veloce. Adesso aggiungiamo un po' di sale. Allora, le noccioline sono salata, però dovete ricordare della cipolla e del peperone, che sono dolciastri. Aggiungiamo adesso il peperoncino. Allora, lasciamo per un paio di minuti in fuoco basso, perché lui, siccome ho messo il sale, come potete vedere, lui si farà una specie di, uscirà un po' di sughetto suo, come potete vedere, diventerà, non è che diventerà lesso, però questo sughettino che sta uscendo del pollo sarà la sua salsina. Lo lasciamo per un paio di minuti. E niente, come potete vedere, si è fatto, non è che diventa un pollo lessato, eh? Non pensate questo, perché non è così, perché questo, siccome quando mettete, allora, l'arachidi, mettete la quantità che voi, io non metto tantissimo perché mettete a gusto vostro. E adesso mettiamo la cipolla e i peperoni, anche quello grossolanamente. Adesso alziamo un fuoco, perché non devi fare più di tanto sughetto, devi cuocere più veloce il peperone e la cipolla, però lasciamo ancora per un altro paio di minuti che si cuoce tutto insieme. Allora, come potete vedere, è pronto la nostra salsina, che non deve essere una cosa acquosa, è proprio una salsina, perché il pollo non diventi secco. E niente, è pronto, andiamo a impiattare. E niente, il nostro buono, vengo, ormai vi ho viziato, voglio farvi vedere, guardatelo, mi auguro che si veda bene, è una goduria, nostro. Come possiamo dire, pollo alle mandorle, come dice il cinese, o pollo all'arachidi? Io direi, come è vero, pollo all'arachidi piccante, pollo piccante con arachidi, facciamo così. E niente, avete visto quanto è facile, quanto è veloce, quanto è buono? Mi auguro che lo fate. Chi è frequentatore di cinese sicuramente lo faranno, chi non lo è, fatelo, che vi piacerà tantissimo. E niente, che dire, grazie mille, grazie a tutti, iscrivetevi, condividetemi, commentate, fate quello che volete, basta che lo faccia. Un bacione a tutto, grazie, alla prossima, bye bye.